Tre vasche da bagno in fila? Tre gabinetti in un'unica stanza? Un water piazzato nel mezzo del vostro attico? No, non sono titoli di film horror, bensì una classifica degli appartamenti peggiori del Giappone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini e se siete nuovi su questo canale non dimenticate di iscrivervi, lasciare un commento e un bel pollice in su. Iniziamo subito con un video interessantissimo. Questo è un video che, vabbè, siccome tempo fa avevo fatto il video di Jikobuken, che sono le case infestate dai fantasmi in Giappone che costano poco, la soluzione ai vostri problemi immobiliari in Giappone, se non vi siete visti il video mi raccomando andatevelo a vedere, vi lascio il link qui, oggi ho deciso di prendere una decina, anzi no, sono anche di più, sono quasi 20, 20 meravigliosi, ma dico meravigliosi è poco, appartamenti in Giappone che sono, diciamo, originali per così dire, perché hanno veramente delle scelte immobiliari alquanto interessanti, ma vediamole insieme. Iniziamo subito con il primo appartamento. Allora, il primo appartamento è un appartamento non piccolissimo, perché infatti è quasi 13 metri quadri, molto 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 carino. Tu entri e alla tua sinistra avrai il cesso con una pratica tenda per separare dal resto della casa. Direi veramente un'idea pratica e molto 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 carina. Poi il secondo appartamento, questo è più per le ragazze, magari abbastanza carine, perché praticamente possono farsi il bagno sul balcone, direttamente sul balcone, quindi avranno un sacco di amici, i loro vicini saranno gli amici di queste gnocche di bambù, appunto. Molto molto simpatico, diciamo, con la vasca così sul poggiolo. Diciamo che l'inverno è un po' meno raccomandabile. È un po' come andare all'onsen, diciamo, una specie di onsen. Ma passiamo al prossimo appartamento che devo dire è uno dei miei preferiti. Non, guarda, spero proprio di affittare questo adesso che mi trasferisco in Giappone. È un appartamento di, passerà una trentina di metri quadri, vedete, c'è una stanza di Rokujo. È un jo, praticamente equivale a 1,5 m circa, quindi non è troppo difficile fare queste equazioni. Poi c'è un'altra stanza di 6, vabbè, è molto pratico questo appartamento perché c'ha il water, ossia il WC, nel mezzo dell'appartamento ed è accessibile da tutte le stanze. L'unico inconveniente è che dovete passare per il cesso per andare in qualsiasi stanza, quindi se vai in soggiorno passi per il cesso e così via, diciamo. Ok, mamma mia, a stare in questa posizione a fare video non è comodo, ma così sono troppo basso, vero? Sì, devo tenermi così. Devo comprarmi un qualcosa per fare i video, ma magari metto, ah, così dai, non sono neanche scomodo. Passiamo al prossimo appartamento. Il prossimo appartamento è un altro appartamento veramente carino, proprio carino. E tra l'altro è carino perché c'ha ben tre vasche da bagno, una dietro l'altra. E tra l'altro le scale che portano al secondo piano portano alla lavatrice. Veramente, chi cazzo se l'è inventato? A proposito di cazzo, c'è un canale dove carico cose random che si chiama Sebastiano Serafini a cazzo. Vi lascio il link qui. Per favore iscrivetevi, là di solito mi sfogo su cose che mi fanno incazzare. Io cambio posizione. Passiamo al prossimo appartamento. Il prossimo appartamento è un appartamento non troppo costoso, ma veramente veramente carino. È un po' piccino, diciamo, adesso non riesco a leggere quanti metri sono, non è molto grande, comunque è veramente caruccio. Costa sui 200, cioè 26.000 yen, che sono 200 euro circa, 15 minuti a piedi dalla stazione. L'unica sfiga è che se loro vi dicono che non potete affittarlo, se siete delle persone sensibili ai fantasmi. Vabbè, passiamo al prossimo. Il prossimo è l'appartamento che raccomando a tutte le persone un pochino lazy, ossia sfaticate, che magari vogliono, o magari quelle piene di cose da fare, che invece non hanno proprio il tempo e devono usare tutta la perfezione, tutto il loro tempo, devono riuscire a utilizzare tutti i loro momenti liberi. Quindi, mentre voi fate i bisogni, potete anche fare la lavatrice. Non è una cosa pratica? Io credo proprio di sì. Il prossimo è un appartamento veramente gigantesco, perché saranno tipo 80 metri quadri. Il salone principale sono tipo 44 metri e poi ci sono due stanze da 10, quindi è proprio caldo. La particolarità è che c'è sta forma di gatto. Non so se è vero questo appartamento, perché mi sembra un pochino strano e anche poco pratico. Però, boh, simpatica come idea. Magari qualche pazza riccone, qualche ricco pazzo giapponese che ha voluto costruire una casa gatto, non lo so. Passiamo al prossimo appartamento, che è un altro appartamento bellissimo, signore e signori. Questo è l'appartamento un po' piccino, però è veramente pratico perché voi potete cucinare e a fianco avete anche il bagno, quindi è veramente pratico. Quindi potete, se avete un attacco di colite, potete subito andare al bagno mentre state cucinando. Anzi, probabilmente potete anche lavare i piatti direttamente dal water. Bello, diciamo. E tra l'altro, sotto il lavandino c'è anche la lavatrice. Veramente, che meraviglia! Questo
questo è un appartamento, vabbè, era un appartamento normale sostanzialmente, solo che poi davanti gli hanno costruito un'altra casa, immaginatevi la gioia dei vicini, e hanno bloccato la vista a tutti gli appartamenti dal primo al terzo piano. Passiamo al prossimo appartamento. Il prossimo appartamento è un altro appartamento molto simpatico e particolare. È un appartamento, diciamo, qua c'è scritto Designers Una Mansion, quindi è per gli artisti, diciamo. Penso che se vedete la foto si descrive da solo. Costa solo 180-170 euro. Potete suonare anche gli strumenti musicali senza problemi, quindi lo consiglio a tutti i musicisti. E potete anche avere un animale domestico. Wow! Ma passiamo al prossimo appartamento, perché questo è un appartamento veramente indispensabile per tutte quelle persone che magari hanno tanti amici, però amici di bagno, diciamo. Sapete quando vanno? Questo qua forse sai, è un appartamento, sapete, con le amiche che vanno sempre in bagno in tre. Taradan, la soluzione è per voi, il bagno a tre water. Mi sembra un'idea geniale. Tra l'altro qua potremmo mettere anche un tavolo all'interno di questa sala, con i tre cessi, e poi giocare anche ai giochi da tavolo. Sai quanto è bello un appartamento così? Guarda, io ve lo straconsiglio se siete appunto tre amiche, non lo so, magari tre sorelle, anche così simpatico. Prossimo appartamento anche meraviglioso, perché praticamente sapete quelle sono, aggiungendo, le persone un po' esibizioniste che vogliono fare il bagno, magari farsi vedere da tutti. Allora, invitate amici a casa e poi andate nel mezzo della vostra stanza, pratiche finestre ovunque, ci sarà la vostra vasca da bagno con delle meravigliose finestre per ogni lato, quindi vi possono ammirare da ogni lato. Non ne capisco il senso, guardate, io sto cercando in tutti i modi di dare delle spiegazioni a questi appartamenti, ma non lo capisco. Vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, prossimo appartamento anche meraviglioso, anche questo col water in mezzo alla stanza. Deve essere proprio un trend in Giappone avere il cesso in mezzo alla stanza. Se non hai il water nel mezzo del tuo appartamento, sei un povero sfigato in Giappone e non conquisterai mai nessuna gnocca di bambù. A proposito, se volete sapere quali sono le 5 gnocche di bambù più gnocche del Giappone, link delle 5 donne più belle del Giappone, ho fatto la classifica. Ma continuiamo agli appartamenti, non perdiamo il filo. Sto cercando in ogni modo di sdrammatizzare, ma non ci riesco. Questi appartamenti sono... Guardate, io non so come fanno i real estate in Giappone a far affittare questi appartamenti. Vabbè, magari però c'è gente che magari ha dei desideri particolari. Per esempio, non lo so, quando vado voglio andare in tutti i sensi. Quindi vedete, questo è un appartamento prettissimo, perché quando voi volete uscire di casa potete uscire di corpo, perché avete praticamente il water a sinistra della porta d'entrata e uscita. E poi potete anche uscire, no? Vabbè, andiamo avanti. Questo forse è l'appartamento peggiore, secondo me. È di 7.5 metri quadri, ma non è questa la particolarità di questo appartamento, è che voi aprite, è praticamente un lungo corridoio e alla fine di questo corridoio c'è un cesso. Ma io non lo so, vabbè, comunque secondo me, immagino che questo ci avrà la shower in comune, però io sinceramente preferirei avere anche il bagno a sto punto in comune, almeno non c'ho il bagno tipo vicino al... ma non ci voglio neanche pensare. Vabbè, prossimo appartamento, va niente, c'è il gas dietro l'acqua, non è una cosa che si vede spesso in Giappone, di solito sono posti lavandino e a sinistra o a destra c'è il gas, poi c'è il mio posto dietro, non so quanto possa essere comodo. Andiamo avanti, perché questo forse è l'appartamento più interessante di questi che vi sto mostrando. Questo è un appartamento piuttosto grande, perché non è piccolo, perché sarà almeno un 30, anche di più, no? 30, quasi 40 metri quadri. Questo è meraviglioso perché sembra un labirinto, voi praticamente uscite dall'ascensore e poi c'è il... un corridoio col bagno, porta soffietto e c'è la vasca da bagno, poi voi uscite di nuovo, c'è la cucina, c'è... no, cioè, non riesco neanche a spiegarvela questa casa, è una specie di labirinto. Non so chi possa piacere questo appartamento, io soffrirei di claustrofobia dentro qua, mamma mia, mi verrebbe... cioè, sai, tipo, a ogni angolo che esce qualche yurei, ossia qualche fantasma, a me farebbe paurissima vedere qua, non so voi. Poi, siamo arrivati nel penultimo appartamento. Il penultimo appartamento, quest'altro appartamento, praticamente è un attico, sapete, la gente che vuole vivere in cima ai palazzi, qua potete vivere in cima ai palazzi, nel vostro mini appartamento, quindi è una specie di dependance di tipo 3 metri quadri. È un pratico appartamento tipo in cima. Beh, questo però è simpatico almeno, almeno è carino. Non so in che posto è, però mi sembra simpatico avere una casetta sopra una casa. L'ultimo appartamento è un appartamento normale, sembra un po' di essere in un videogame, e c'hai sopra insomma un Godzilla così che ti saluta. Vabbè, comunque questi erano gli appartamenti insomma più strani del 2017.
se ne volete di più, non lo so, magari farò un'altra classifica, perché devo dire che ce ne sono ancora tanti, ne postano tantissimi su Twitter. Vabbè, comunque non so quanti siano veri, non so quanti non siano veri. In ogni caso, in Giappone di cose strane ce ne sono tantissime. Io parlo sempre di cose strane del Giappone, quindi ogni giorno alle 2 potete vedere un nuovo video di cose sul Giappone, diciamo. Quindi noi ci vediamo domani, come vi ho detto, alle 2. Ditemi nei commenti quale di questo appartamento vorreste vivere di più, quale vi sembra quello invece più terribile, e noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Lasciate un mi piace e iscrivetevi a questo canale. Ciao ciao.